Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 25 agosto 2021, consiglio della prima circoscrizione, così come da ordine del giorno del mese di luglio 2021. In assenza del presidente Massimo Castiglia, presiede i lavori d'aula il vicepresidente Antonio Nicolao, coadiuvato dal segretario, nonché funzionario dell'ufficio, il dottore Militello Francesco e dalla signora Alessandra Macaluso. Prego, dottore Militello, abbiamo l'appello nominale. Prego. Buongiorno Castiglia, Nicolao. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Imperiale. Imperiale. Peter Resi. Presente. Sì, Peter Resi. Randazzo. Presente. Sorci. Presente. Gramuto. Buongiorno, presente. Sto cercando di capire dove è Valente. la piazzetta San Marco. Buongiorno, presente. Venturella. Vetrano. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Presidente, sette presenti. Constatata la sufficienza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. Nominiamo tre scrutatori: Randazzo, Valenti, Vetrano. Approvazione per appello nominale, prego. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Peter Resi. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella, Vetrano, Favorevole. Presidente, sette votanti, tutti favorevoli. Conferma, Presidente, favorevole. Allora, perfetto, iniziamo subito la pagina che riguarda le comunicazioni. Allora, dottore Minitello, vuole iniziare a dare le comunicazioni, poi magari qualcuno la do pure io, prego. Sì. L'assessore Catania ha fatto presente che sarà presente ad una delle riunioni di consiglio del mese di settembre. Per quanto riguarda l'incontro con la dottoressa Arena previsto per domani, è stato spostato a lunedì perché domani, adesso poi lo dirà lei, ci sarà un altro incontro. Io ho terminato, Presidente. Grazie, dottore Minutello. Allora, su indicazione del presidente Massimo Castiglia, domani la circoscrizione incontrerà in videoconferenza un responsabile della segreteria del commissario Costa per portare avanti ciò che anche questa circoscrizione ha già deliberato, ovvero sia gli hub per i vaccini anti-Covid. Per cui se qualche consigliere volesse in qualche modo pensare di sottoporre domani a questo incontro anche qualche altra iniziativa, lo faccia pure, si renda libero di insomma, proporre, poi vediamo che cosa stabiliscono loro e vediamo di portare a termine una giornata, due giornate, adesso non so bene, di vaccinazioni promosse dalla prima circoscrizione del comune di Palermo. Prendiamo, e questa è la comunità, quindi prendiamo atto che l'assessore Catani ha dato la disponibilità per presenziare in aula nel mese di settembre e questo, come dire, mi fa molto piacere.
Quindi se adesso chiedo ai capigruppo, ai consiglieri, se hanno delle comunicazioni da integrare al verbale odierno. Prego. Allora, se non ci sono comunicazioni, io chiedo al dottore Menitello di leggere un verbale, qualora ci sia un verbale già pronto per essere approvato. No, Presidente, non ce ne sono, quindi dovremmo passare all'ordine del giorno. Perfetto. Allora, passiamo alla mozione in ordine cronologico, iscritta a quest'ordine del giorno del mese di luglio. Prego. Sì, mozione numero 16, presentata dal consigliere Imperiale, che leggo. Allora, pulizia notturna con disinfestazione nei mercati storici Ballarò, Capo e Bucceria. Considerato che nei mercati storici si vendono principalmente generi alimentari, frutta, pasta, carne, eccetera eccetera, e con il caldo i cattivi odori persistono, si chiede alla RAP di poter svolgere questo servizio almeno una volta a settimana. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione ad attivarsi con gli uffici competenti. Prego, Presidente. Prego, Capogruppo Imperiale. Presidente, come ha detto bene, ha letto bene il dottore Militello, dico, la mozione per quanto mi riguarda è chiarissima. Presidente, spesso e volentieri sappiamo tutti noi che quando ci avviciniamo in via Cesare Battisti o in qualche altra zona o magari in qualche altra via dove si svolge il mercato, purtroppo in estate i cattivi odori persistono. Quindi la mia richiesta è che venga fatta questa sanificazione, quindi disinfestazione, perché così si chiama, tutti una volta, almeno una volta a settimana, in tutti i mercati, cioè nei mercati storici, quantomeno il Capo e la Bucceria, il Capo e Ballarò, che ancora sono attivi. Ho concluso, Presidente. Grazie, Capogruppo Imperiale. Interventi sulla mozione del Capogruppo Imperiale. Prego, consiglieri. Posso, Presidente? Presidente. Presidente, non posso che essere d'accordo col collega Imperiale, anche perché passiamo di via Cesare Battisti, ne dico una soltanto, c'è una puzzuria unica, Presidente, non si può neanche camminare, siamo a 10 metri dal mercato, quindi si deve fare questa disinfestazione, la sanificazione, come diceva il consigliere Imperiale, almeno una volta a settimana, perché non, io penso che ci passiamo tutti da via Cesare Battisti, è una vergogna con questa puzzuria, la gente non va più al mercato, dico, voglio dire, non è possibile, Presidente. Dico, si attivi a questa cosa, Presidente. Grazie. Cedo parola, Presidente. Sì, un attimo, consigliere Valente. Ma io, più di attivarmi, chiaramente non posso che ricordare all'Aula che meno di 30 giorni fa è stata approvata una mozione che ha molto di quello che ha messo all'interno del corpo della mozione del Capogruppo Imperiale. Quindi, tra l'altro, avevo pure inserito che le condizioni di transito in questa mozione, dal punto di vista pedonale, ma anche automobilistico e di ciclomotore e motociclo, sono veramente al limite della sicurezza. Secondo me la sicurezza in questa strada non c'è, mi assumo le responsabilità di quello che dico, perché ci sono delle buche profonde, esatto, all'altezza del supermercato, del mercato. Che davvero sono preoccupanti. Quindi posso semplicemente chiedere al dottore Militello, qualora fosse approvata anche questa mozione, di trasmettere entrambi nuovamente le mozioni al Presidente della RAP, perché tra l'altro dico, è tutta tematica RAP, la disinfestazione, la derattizzazione, la sanificazione è della RAP, la pulizia con gli idranti della strada è della RAP, e la manutenzione della strada è della RAP, per cui è un problema RAP, non dobbiamo investire altre ex municipalizzate. Prego, dottore Valente, consigliere Valente. Grazie per il dottore, Presidente.
Dico d'accordo con la mozione presentata dal consigliere imperiale. Presidente, mi auguro veramente che al più presto possa essere effettuata questa disinfestazione, sanificazione, ma soprattutto, Presidente, anche pulizia straordinaria, riparazione di buche, Presidente, perché questa via citata dal consigliere imperiale, penso, è veramente pericolosa. E poi per la puzza, Presidente. Sappiamo benissimo che con le temperature alte automaticamente aumenta la puzza, presente i rischi di prendere essere contagiati da qualche malattia, infezione, presente l'aumento di ratti, di blatte, di zanzare, eccetera, presente. Quindi mi auguro veramente che al più presto possa essere effettuato quanto richiesto dal consigliere imperiale. E ripeto, con l'aggiunzione, Presidente, di pulizia straordinaria, lavaggio strade, Presidente, riparazione buche e tant'altro, e tutto ciò che occorre, Presidente. Voterò favorevole alla mozione, ho terminato. Interventi sulla mozione, prego colleghi. Posso, Allora, Presidente? prego consigliere Tramonto, prego, prego. No, non si può che non condividere questa mozione, la mozione del Consiglio imperiale. La cosa che mi dispiace è che torniamo su alcuni temi già trattati, e molto spesso dobbiamo fare ricordo di alcune attività che venivano fatte precedentemente da questa amministrazione, non proprio da questa amministrazione, ma anche da amministrazioni precedenti, che era quella della pulizia settimanale dei mercati storici. Io ricordo che, non vorrei errare, era il mercoledì sera, entravano le spazzatrici con gli operatori e anche con le lance per pulire tutta la pavimentazione dei mercati, dove purtroppo si capisce che un frutto in fase di deterioramento, un pesce che scola, la puzza dopo rimane sulle basole presenti sul manto stradale dei mercati. Questa è una cosa che dispiace, come l'altra volta abbiamo anche detto il fatto dello spazzamento meccanico, cosa che prima funzionava, poi non ha cominciato a funzionare più. Si doveva avviare anche questa situazione, ma purtroppo è caduto nel dimenticatoio. Ora io mi chiedo, Presidente, ma noi ancora siamo qui in grado di fare richieste, mozioni? Di parlare e confrontarci con alcuni esponenti della maggioranza e rappresentanti delle partecipate che incontriamo in aula. Ma c'è ancora possibilità di fare qualche cosa in questa città? C'è ancora la possibilità e la voglia di fare qualche cosa in questa città? Perché le ultime cronache non ci fanno altro che far capire che qui ormai siamo all'immobilismo puro, Presidente. Immobilismo puro. Perché non c'è più voglia, forse, non c'è più quella verve, non c'è più come dire, quell'intenzione di andare avanti. E noi siamo qui a essere il primo tassello, la prima, come dire, forma di unione fra la cittadinanza e l'amministrazione. E noi dobbiamo sentire ancora ad oggi sentirci dire cose del genere. La gente che ci guarda per strada e ci detesta perché quella strada non è spazzata, quella buca è lì da 3 anni. Ma dico, c'è ancora volontà di fare qualche cosa in questa amministrazione, Presidente? Grazie. Grazie consigliere Tramuto. Interventi sulla mozione del capogruppo imperiale, prego. Allora, se non ci Se sono. alla fine posso, gentilmente, Presidente, Sì, vorrei. assolutamente sì, perché non ci sono altri consiglieri che devono intervenire. Prego, capogruppo imperiale. Presidente, dico, purtroppo dico quanto ha detto il consigliere Tramuto è pura verità, Presidente. Dico, quello che a me dispiace, Presidente,
che non si riesce più neanche a, non riusciamo, la campagna elettorale sarà tra un anno, Presidente. Dico forse 9 mesi. E già non si riesce più a fare neanche una sanificazione, Presidente. Dico, è tutto bloccato, Presidente. Dico, dal primo giorno questa amministrazione ha detto che dovrà risolvere tante tematiche importanti, quali lo spazzamento a Palermo, la raccolta della spazzatura, doveva risolvere il problema dei cimiteri. Ad oggi non è, nessuno di tutto questo si è risolto, anzi si è triplicato, Presidente. E comunque tutte le lacune stanno spuntando tutte negli ultimi giorni. Mi dispiace, Presidente, mi dispiace, sono rammaricato e la cosa che più mi distrugge, Presidente, è quella che dicevo poc'anzi il consigliere Tramonto, che noi siamo quelli che ci mettiamo la faccia nel fare la politica, quello che non hanno capito in tanti, in tanta gente che fa politica, perché noi ci mettiamo la faccia nelle cose, quindi camminando, incontrando la gente, affrontando i temi reali di questa città, ma senza poter riuscire neanche addirittura a programmare un giorno a settimana la sanificazione del mercato di Ballarò, il ripristino del basolato del mercato di Ballarò. Non riusciamo a far aggiustare la luce al mercato di Ballarò. Presidente, sono cose veramente che non si possono ascoltare e dopo parliamo di cose mega galattiche che si devono realizzare. Ho concluso, Presidente. Perfetto, allora se non ci sono altri Posso interventi, dire qualcosa? Le sarei grato. prego, consigliere Tramuto. No, volevo dire soltanto una cosa che avevo dimenticato di dire. In questa città ormai quello che si riesce a fare è concedere delle autorizzazioni ad alcuni supermercati di brand importanti internazionali, in maniera che riescono a risolvere il problema di quella zona e tutte le opere pubbliche intorno, le opere urbanistiche, volevo dire. Quindi dobbiamo fare in modo che si venga aperto un supermercato, un megastore all'interno di ogni quartiere, di ogni 10 metri, in maniera che questa città venga ripresa. Questa è la cosa più assurda che riesco a capire in questa città. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Tramuto. Interventi, prego. Allora, dottore Militello, mi pare che il Consiglio abbia già esaurito gli interventi, per cui possiamo mettere in votazione la mozione. Prego. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Randazzo, Favorevole. Sorci, Favorevole. Tramuto, Favorevole. Valenti, Favorevole. Venturella, Vetrano. Favorevole, tutti favorevoli all'unanimità. Confermo, Presidente. Confermo, confermo. Allora, la mozione del capogruppo imperiale è stata approvata, esattamente la numero 16 scritta all'ordine del giorno del mese di luglio, in condivisione con gli ispiratori Randazzo, Valenti, Vetrano. Allora, io ho necessità di aprire una parentesi. Vorrei informare l'Aula e avere dall'Aula anche assicurazioni affinché quanto condiviso, discusso e approvato si svolga nel miglior modo possibile e soprattutto con la condivisione e con il supporto di ogni singolo consigliere. Vorrei ricordare all'Aula che sabato mattina, sabato 28 e domenica 29, su Piazza Verdi, angolo via Macqueta, verrà posizionato il gazebo per la raccolta firme a supporto della delibera già approvata in circoscrizione, che cercherà di dire al sindaco e all'assessore della mobilità e traffico di inibire il transito a bordo della
monopattino o della bicicletta elettrica, ma semplicemente lasciando la possibilità di transitare a spinta sino alla fine dell'area pedonale. Quindi sarebbe una sorta di buon senso materialmente messo in pratica con la discesa dal monopattino e dalla bicicletta elettrica. Per cui dico, io vorrei, non ho avuto personalmente da parte di diversi consiglieri, diciamo, la disponibilità a stare lì a raccogliere le firme, quindi sarebbe opportuno che mi faceste sapere, ma fondamentalmente anche all'aula stessa, l'aula stessa dovrebbe sapere quali sono appunto le disponibilità per sabato e domenica. Quindi vi invito a riflettere un attimo, a farvi i vostri calcoli di agenda e a farci sapere un po' a tutti quale disponibilità voi siete in condizione di mettere, diciamo, a disposizione della stessa mozione approvata da ognuno di noi, tranne qualcuno. Grazie. Allora possiamo andare avanti se non ci sono interventi dei consiglieri. Consiglieri? Nessuno. Allora, prego, dottore Militello, andiamo avanti con la mozione a seguire. Mozione numero 17, presentata sempre dal consigliere imperiale, avente ad oggetto sopralluogo congiunto AMAP e RAP per cedimento stradale in via Antonino Mongitorio. Ne do lettura. Con la presente si richiede un sopralluogo congiunto nella via citata in oggetto, in quanto nella stessa via è presente un cedimento stradale di almeno 30 centimetri e c'è la paura tra i cittadini che la strada potrebbe cedere da un momento all'altro. Credo sia 30 centimetri perché non lo leggo bene. Prego, Presidente. Grazie, dottore Vitello. Prego, capogruppo imperiale. Presidente, ho ascoltato bene, stiamo parlando di via Mongitore, giusto? Dottore Militello, Sì, mi può confermare? consigliere. Sì. Presidente, questa mozione, dico, può essere anche archiviata o ritirata, quindi se posso domani vado in circoscrizione e vado a firmare il ritiro, Presidente, perché è stato realizzato già il lavoro, dico, avevo fatto anche richiesta precedentemente, ho contattato AMAP e RAP, i lavori sono stati svolti dall'AMAP e fondamentalmente il problema è stato risolto, Presidente, hanno scavato e si è trovata la soluzione. Quindi questa cosa è stata risolta, Presidente. Io ho concluso, Presidente. Grazie capogruppo imperiale. Allora, sulla base della dichiarazione del capogruppo imperiale, la mozione è Presidente, ritirata. posso? Prego, consigliere imperiale, consigliere Randazzo, la mozione è ritirata. Sì, l'ho capito, lo sapevo. Praticamente ogni tanto si sente una bella notizia. Ogni 10 anni si sente una bella notizia. Che i lavori li fanno. Grazie, tutto qua. Ok, perfetto. Allora, dottore Militello, prendiamo atto che la mozione 17 è stata ritirata e andiamo avanti con l'ordine del giorno. Prego, dottore Militello. Sì. No. Presidente, Dica, consigliere Valenti. dico, desideravo fare un prelievo, Presidente, ma non ricordo il numero della mozione. E Ah, questo è un problema, nessuno non si fa fare un prelievo che non ricordo il qual numero. è l'oggetto, consigliere? Chiusura, cancello, fontana del Garraffo. Non c'è ancora, Ma io non ne vedo, non consigliere. è supplettivo ancora. Ah, pensavo fosse suppletivo. Ok, chiedo scusa, Presidente. Va bene. Allora, dottore Militello, passiamo cosa alla 18? Allora, no, la 18 è una interrogazione numero 19, mozione presentata dal vicepresidente Nicolao, richiesta intervento di diserbo e programmazione del servizio in via Trieste, Vicolo e Piazza Cassarelli. Ne do lettura. Prego,
si chiede alla RAP di voler disporre nel più breve tempo possibile il diserbo delle vie indicate in oggetto. Si chiede inoltre di voler calendarizzare il servizio sulla base della crescita naturale dell'erba anomala. Accade con frequenza che l'altezza dell'erba anomala raggiunge misure particolarmente alte, situazione che sistematicamente crea disagi di allergie e presenza di insetti vari ai residenti del sito. Per questo motivo chiedo al Consiglio di voler condividere favorevolmente la mozione affinché la RAP possa intervenire e programmare detto servizio senza la necessità di dover chiederlo tutte le volte che l'erba raggiunge un'altezza inopportuna. Si impegna il Presidente della circoscrizione a farsi carico di seguirne gli adempimenti presso la Presidenza della RAP di quanto deliberato. Prego, Presidente. Grazie dottore Militello. Allora io la mozione la lascio comunque precisando che il diserbo è stato effettuato perché la mozione ha due diciamo, richieste. Una è il diserbo e l'altra è la calendarizzazione del diserbo stesso. Noi credo che potremmo attraverso tutte le mozioni che presentiamo avere da parte della RAP all'inizio dell'anno una sorta di albo dove ci comunica che le strade verranno diserbate nel periodo che loro vogliono, chiaramente che hanno più, diciamo, a disposizione. Questo eviterebbe di fare le mozioni sul diserbo, per cui noi siamo obbligati e costretti anche a fare le mozioni perché chiaramente i cittadini si lamentano e noi portiamo le loro lamentele attraverso i documenti ispettivi. Quindi la mozione io la lascio affinché la RAP comprenda già dal 2022 che se facesse un calendario ben preciso, soprattutto prendendo spunto dalle strade che ogni consigliere segnala, non ci sarebbe appunto bisogno di tutto il resto. Quindi noi auspichiamo che questa mozione che chiede la calendarizzazione del diserbo nelle strade in oggetto alla mozione possono essere prese in considerazione e possono essere inserite in una programmazione futura. Interventi, prego colleghi. Posso, Presidente? Prego, consigliere Randazzo. Presidente, non posso che essere d'accordo con lei, però se avessimo un calendario, una programmazione, eviteremmo, appunto, come diceva lei, di fare mozioni. La voto favorevole, Presidente. Grazie. Grazie a lei. Interventi, prego, colleghi. Allora, se non ci sono interventi da parte dei colleghi, ho il dovere di mettere in votazione la mozione. Prego, dottore Militello. Castiglia, Nicolao, Favorevole. Imperiale, Itarresi, Randazzo, Favorevole. Sorci, Favorevole. Tramuto. Valenti, Favorevole. Venturella, Vetrano, Vetrano. Presidente, la consigliera Vetrano è scrutatrice, Presidente. Infatti, Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo annullare questa votazione di sostituire. sì, la dobbiamo sostituire perché al momento non è collegato. Allora, sostituiamo tra Vetrano con Tramuto. Mettiamo in votazione la sostituzione. Castiglia, Nicolao, Favorevole. Imperiale, Favorevole.
Favorevole. Peter Resi, Randazzo. Favorevole. Sorci. Sì, presente, favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Microfoni, per favore. Venturella. Vetrano. Chiedo scusa, se n'è andata la navigazione, mi aggiornate su cosa è successo? Sono caduti due in mare. La stiamo sostituendo come scrutatrice perché durante la votazione è risultata assente, quindi stiamo votando la sua sostituzione con il consigliere Tramuto. Va bene, ok, sono favorevole. Allora, presidente, 7 votanti, tutti favorevoli alla sostituzione. Presidente, confermo. Perfetto, allora mettiamo in votazione la mozione. Presidente. Castiglia, oh. Nicola. Imperiale. Favorevole. Peter Resi. Randazzo. Favorevole. Sosti. Io favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Vetrano. Favorevole. Presidente, 7 votanti, tutti favorevoli. Confermo, presidente, favorevole alla validità. Confermo. La mozione è stata approvata. Mi pare che c'era il capogruppo Sorci che forse chiedeva la parola. Prego, capogruppo. No, chiedevo la parola perché ho bisogno di parlare con, innanzitutto col gruppo, ma in particolare con il consigliere Tramuto a proposito di un evento che si terrà oggi pomeriggio. Se quindi possiamo sospendere qualche minuto, così mi riunisco col gruppo e parlo con le persone a cui appunto ho bisogno di parlare. Se è possibile, presidente. Io dico, può temporeggiare qualche minuto oppure urgente? Come? È urgente, se è urgente io sostengo, eh. È una cosa, io poi lascerò il consiglio, però dico è una cosa che mi interessa fare, certo. Allora, quanti minuti ha bisogno, capogruppo? 10 minuti, presidente. E allora sospendiamo i lavori d'aula per minuti 10 sulla richiesta del capogruppo Sorci di Italia Viva. Prego, dottore Militello, tra 10 minuti dobbiamo tornare in aula. Grazie. Sì, grazie, grazie, grazie.
Dottore Militello, Sì, Presidente. sono trascorsi 10 minuti? Sì. Allora possiamo avviare l'appello nominale, Castiglia, Nicolao. prego. Presente. Imperiale. Pitarresi. Randazzo. Sorci. Tramuto. Valenti. Venturella. Vetrano. Presidente, è presente solo lei. Constatata l'insufficienza del numero legale, la seduta è slitta di 60 minuti, così come dal regolamento vigente. Quindi alle ore 11:26 verrà richiamato il secondo appello. La videoregistrazione non dovrà essere interrotta. Grazie, a dopo. Pronto, consigliere Randazzo? Sono Macaluso. La seduta è slittata di un'ora perché era presente solo il presidente, quindi ci si rivede alle 11:26, d'accordo? Mi ha sentito?
Dottore Militello? Sì, Presidente. Allora, mi pare che ci siamo accomodati, possiamo avviare l'appello nominale, prego. Sì, Castiglia, Nicolao. Presente. Imperiale, Pitarresi, Randazzo, Sorci, Tramuto, Valenti, Venturella, Vetrano. Presidente, è presente solo lei. Allora, vista l'assenza del numero legale, la seduta è definitivamente chiusa e si può anche interrompere la videoregistrazione. Grazie e buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci.